Resta la paura, l'emergenza vera parte adesso. È fondamentale che tutti rispettino le regole con attenzione e buonsenso. Così a Torre del Greco i cittadini vivono la fase 2 di convivenza con il virus. Ai microfoni di TV City c'è chi chiede più controlli e più rispetto delle regole, soprattutto da parte dei più giovani. Non manca un plauso al governatore della Campania, Vincenzo Di Luca, per come ha gestito i giorni difficili dell'emergenza. Lei come vive questa fase 2 di convivenza con il virus? Con attenzione e adottando tutte le precauzioni possibili. I cittadini di Torre del Greco rispettano le regole? Non si può generalizzare, cioè non si può dire cittadini di Torre del Greco, c'è chi le rispetta e chi non le rispetta. E il problema è che bisogna anche avere un atteggiamento di persuasione verso gli altri affinché chi non li rispetta inizi a rispettarli. Questa che estate sarà? Difficile dirlo. Secondo lei siamo fuori da questa emergenza? Assolutamente no. Aspettiamo di vedere quali sono gli esiti di questa fase 2. Poi credo che sia nell'intelligenza di ognuno capire, diciamo, quali sono i tentativi ancora possibili oppure quali sono i passi indietro che dovremo fare. Fino a questo momento il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è riuscito a gestire bene l'emergenza in Campania? Sì, io credo che sia stato veramente il top, perché in una situazione come quella che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto era necessario che ci fosse chi impartisse delle direttive molto precise e senza badare troppo ai fronzoli, si può fare, non si può fare, la legge cosa dice, qui bisogna salvare la vita e credo che la vita sia al di sopra di qualunque altro elemento noi possiamo prendere in considerazione. Adesso se c'è un soggetto che dà delle direttive precise e che le fa rispettare, credo che in un momento come questo sia proprio la persona giusta. Com'è questa fase 2 di convivenza con il virus? È stressante. Perché i giovani non rispettano, quindi la movida della notte... Non rispettano perché non indossano la mascherina, non perché fanno assembramenti? Perché fanno assembramenti, fanno tutto quello che non devono, perché la gioventù di oggi praticamente non capisce e quindi... E controlli non ce ne sono? Dicono che ci sono, ma che cosa le devo dire? Io no, la notte sto nel letto. Questa mascherina dà molto molto fastidio, però secondo me bisogna portarla per forza, proprio per avere il contatto, per evitare il contatto con la saliva. Io penso questo. I cittadini rispettano le regole a Torre del Greco? Sì, sto vedendo di sì, più o meno sì. Sì, sono poche persone che non hanno la mascherina, poche. Però bisogna continuare così. Speriamo non per molto, perché dà molto molto fastidio, anche col caldo che viene, insomma, non si sopporta. Ecco, questa che estate sarà? È un'estate anomala, un'estate diversa da tutte le altre, è sempre per la mascherina e poi per la paura che abbiamo tutti adesso, abbiamo preso questa psicosi di questo virus. Avete troppa speculazione su questa cosa, non lo so, io non sono di Torre, sono di Napoli, mi trovo qua per altre cose. Purtroppo non lo so, proprio a livello nazionale pure, tutti, non lo so, ci hanno ingambiati, non lo so. Questa che estate sarà? È difficile, questa è una cosa di una domanda proprio da... Non so rispondere. Secondo per... lei i cittadini napoletani, campani rispettano le regole? Sì, l'80-90% sì, ne abbiamo avuto la conferma, hanno rispettato. Siamo fieri di questa cosa. Quindi De Luca ha saputo gestire bene l'emergenza? Non tanto De Luca, ma anche noi cittadini. Il fatto di gestire è gestito, ci mancherebbe. Però è stato anche il nostro applauso e tutto. C'è sempre il rischio, secondo me. D'altra parte abbiamo visto in Cina pure, c'è sempre questo rischio, rimane. Torre del Greco, i cittadini rispettano le regole? La grande maggioranza sì, ma c'è una minoranza no, come in tutta Italia, come in Lombardia, come da tutte le parti. C'è una minoranza che non rispetta le regole. Io sono una responsabile amministrativa di una residenza per malati psichiatrici.
Quindi, alla stregua delle residenze che in questo periodo sono state ovviamente prese di mira e colpite, noi ci siamo difesi abbastanza bene, i nostri ospiti sono tutti quanti, stanno bene, ovviamente li abbiamo gestiti nel migliore dei modi, sono stati collaborativi. Quindi per il momento stiamo veramente andando avanti abbastanza bene, non ci lamentiamo. Secondo lei il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, come ha gestito questa emergenza fino a questo momento? Allora, io sono sincera, per carità di Dio, era l'unico strumento che lui aveva, era l'allarmismo. Quindi doveva per forza di cose incuterci il terrore, perché era in primis lui a saperlo, che se ci fosse capitata la mala sorte dei Lombardi, non lo so, noi come ce la saremmo cavata. Vedi molte persone che non mettono la mascherina, allora ti dà un poco fastidio, però piano piano ci stiamo risollevando. A Torre del Greco i cittadini rispettano le regole? Devo rispondere? Non c'è un'altra domanda? Ni. Ma non solo a Torre, sono stata a Napoli la settimana scorsa, ho visto che anche là la situazione è la stessa cosa. Molti senza mascherine, una parte con le mascherine, una parte no. Secondo lei questa che estate sarà? Tosta, un'estate diversa sicuramente, poi non so come si verrà svolta per le spiagge, insomma è un po' problematica. I cittadini avranno paura di andare al mare? Io spero di sì. Lei ci andrà? Io no, non vado mai e quindi non ci andrò. Diciamo che la paura c'è. E l'emergenza vera parte adesso, quindi secondo me bisognerebbe stare molto più attenti in questo periodo, piuttosto che nella fase del lockdown dove era scontato, insomma. Nel treno, in treno, in autobus è uguale, dovremmo avere tutti un po' di buonsenso in più, questo è scontato. Però speriamo che vada tutto bene. I cittadini rispettano le regole, secondo lei? Non tutti, io vedo che c'è un po' di negligenza, un po' di superficialità, questo spaventa. Quindi servirebbero più controlli in generale? Controlli sì, però devo essere sincera, io a Napoli ne ho visti tanti di controlli e sono contenta. Fortunatamente quando si arriva alla stazione controllano la temperatura, sempre, e vabbè, sempre tutti muniti di visiera, di mascherina, di guanti, quindi questo mi piace. È una cosa giusta, secondo me. E secondo lei questa che estate sarà? Ma speriamo un'estate che si avvicini a quella, tra virgolette, di sempre, un'estate normale, anche se la vedo dura, perché la gente è stanca. Come sta vivendo questa fase 2 di convivenza con il virus? Con attenzione, senza troppe ansie, cercando di rispettare tutte le indicazioni, mantenendo le distanze, indossando la mascherina, per quanto scomoda e fastidiosa possa essere, però ripeto, cercando di mantenere un po' di serenità. A Torre del Greco i cittadini rispettano le regole? A me pare che ci sia abbastanza attenzione, forse la fascia d'età che meno è ligia al dovere, meno attenta alle regole è quella dei giovani, no? Dai 15 ai 20, 22 anni, forse l'età si sentono invincibili e molto spesso sono senza mascherina. Qualche controllo in più non guasterebbe. E secondo lei questa che estate sarà? E sarà un'estate di sacrifici, un'estate di prenotazioni per andare al mare. Però è l'unico modo per andare avanti e speriamo che ci accompagni verso un autunno nel quale il virus sia meno aggressivo, meno invasivo nelle nostre vite e ci accompagni quindi verso un autunno di ritorno alla normalità. Secondo lei il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fino a questo momento come ha gestito l'emergenza? Ha ragione quando dice che la Campania è una regione particolare dove i numeri, dove la densità demografica richiedono degli interventi particolarmente drastici. Quindi ha fatto sicuramente bene a porre dei limiti in più e a porre dei paletti in più. Penso che fino a questo momento abbia fatto bene. Spero che questo significhi che la Campania possa mantenere questi numeri estremamente ridotti rispetto ai contagi e quindi possa uscire prima da questo incubo. Per tutti sarà un'estate diversa dalle altre, con l'auspicio di tornare presto alla normalità di sempre.